Proviamo insieme i pastelli della Maison du Pastel. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E bentrovati sul canale. E sì ragazzi, oggi metto all'opera insieme a voi i meravigliosi pastelli della Maison du Pastel, i pastelli più famosi, di fattura antica e dai colori meravigliosi, i pastelli della Maison du Pastel, direttamente da Parigi sul piano da lavoro di Arte per te. Non vi anticipo nulla sulla resa, voglio farveli vedere prima per formare e poi vi parlerò delle caratteristiche tecniche nell'utilizzo. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere che cosa si fa. Ed eccoci pronti per disegnare una nuova farfalla. All'interno del nostro corso di disegno oggi useremo i pastelli della Maison du Pastel. Sul nostro tavolo da lavoro soltanto cose belle oggi, i preziosissimi pastelli della Maison du Pastel, la serie Tintoretto Nettuno con cui sfumerò maggiormente il pastello e con cui acquerellerò in alcuni punti, e poi il blocco da pastello Tiziano della Fabriano. E naturalmente utilizzando questi pastelli scelgo una carta ottima, scelgo dei pennelli che mi supportino bene, una matita che può essere qualunque, una gomma, un bicchiere con dell'acqua e naturalmente il formato del nostro disegno che io vincerò dalla cornice in cui dovrò custodirlo. Cominciamo subito. Come prima cosa abbozzo la farfalla. Essenziale è stabilire il centro della card. Ok, con la gomma pane alleggeriamo i tratti, anche se l'intensità dei colori rosé è talmente forte che non si vedranno comunque più. E adesso vi faccio vedere di cosa sono capaci questi colori. E allora, cominciamo subito. Cominciamo col centrale della farfalla. Basta appoggiarlo e guardate lui come si frantuma in pratica sulla superficie. Non adatti effettivamente per piccole campiture, ma molto di più per grandi superfici pittoriche, sono più pastelli da impeto che non da controllo. Prendiamo uno sfumino. Adesso vado semplicemente ad apporre il colore sulle ali e col dito vado a sfumarlo, e quando è troppo soffio via. Semplicemente prendo un marrone che abbia del dorato in mezzo e tiro in basso e fondo i colori tra loro. Per fare necessariamente i margini abbiamo bisogno dello sfumino. Ok. Meraviglia! In un colpo la campitura. Meraviglia! Prendo il nero. E sempre col dito lo sfumo e guardate questo poco colore cosa riesce a fare. Prendo un po' di violetto e sporco. Lo mischio
per rendere un po' cangiante il colore, specie nella parte centrale. Prendiamo ancora un po' di marrone e sporchiamo anche l'attaccatura di quest'altra ala, così, e portiamola verso l'alto. Prendiamo un bel rosa e congiungiamo i colori. E guardate la pienezza e la vivacità dei colori. È il tocco vellutato del colore stesso. Soffiate senza pressare. Prendiamo un bel violetto. E stendiamolo su tutto. Il colore sgrana con una facilità incredibile, quindi controllate sempre la pressione e il gesto. Prendo ancora violetto e rinfranco lì dove sono passata col nero. Prendo ancora rosa e rinfranco lì dove deve esserci la congiunzione col violetto. Mi aiuto con un pennello piatto in pelo di bue morbido per portare il colore in tutti i posti dove voglio arrivi e soffio. Non vi preoccupate dello sporco tutto attorno, quello verrà pulito in un secondo momento, prima, ovviamente prima di fissare il tutto. E mi raccomando, lasciate copioso il colore, cioè spandetelo prima, ma poi dategli modo di rimanere sull'ala. Facciamo l'altra parte. Mi aiuterò anche con gli spumini, quelli da ombretto. In realtà questi vengono ormai comunemente usati nelle belle arti perché hanno un grip molto simile al dito. Io cercherò di andare nei punti in cui col dito mi viene veramente difficile, ma poi abbandonerò ovviamente lo spumino. Intensifico le cromie aggiungendo dei colori che diano maggiore sfumatura al tutto, a mo' proprio di macchie di colore. È il momento di pulire a fondo lo sfondo, quindi punto col dito e piano piano pulisco tutto. E adesso con un bulino a punta super fina ripasso per segnare le ali come fossero le pieghe della farfalla. Questo, avendo un pigmento così spesso, solleverà il pigmento, vedete, e darà proprio vita alle pieghe della farfalla, che a quel punto sembreranno quasi disegnate, in realtà sono solo grattate
Ora vi oriento il foglio, non so se riuscite a vedere, ma dal vivo proprio sono evidenti. E successivamente, solamente in un secondo momento, le ripasserò con il pennellino ed il nero. Prendo un po' di nero acrilico con un pennellino sottile, non sottilissimo, ma sottile. Io sto usando la serie Nettuno sintetico di Tintoretto. Chiudo. Certifico. Le sfrangiature del pastello. E faccio insinuare all'interno delle pieghe che ho dato il liquido nero dell'acrilico. E adesso devo fissare tutto prima di dare l'ombreggiatura. Prendo una lacca per capelli, se avete il fissativo tanto meglio, e spruzzo. Adesso con una matita 2B, io ne uso una tutta in graffite, ma che bella, faccio le ombreggiature. Quindi pulisco tutto e ci rivediamo dopo le foto. E non poteva non essere una farfalla a colorare il volo di questi meravigliosi pastelli. Meravigliosi, sì, dai toni stupendi. Sembra di depositare sul foglio della polvere di velluto, per quanto vibranti e caldi sono i colori. Così setosi, così vellutati, sono dei pastelli professionali, ragazzi. Oltre ad avere un costo precipuo che è abbastanza alto, vi metto il link qua sotto nel box informazioni della Maison du Pastel se voi foste interessati, ma sono molto costosi, sappiatelo. Sono anche dei pastelli che hanno bisogno di una mano molto esperta, perché sono dei pastelli di difficile uso, specie per le cose minuziose. Diciamo che per le cose minuziose su fondo bianco io proprio le sconsiglio, sono più che altro pastelli da impeto, pastelli da usare con gesto veloce, con gesto appunto spasmodico e impetuoso. Sono dei pastelli da impeto creativo, ecco, sono proprio dei pastelli da impeto creativo e non proprio da studio. E allora, anche a me ci sono stati certi passaggi che sono venuti complessi, tipo ripulire tutto il fondo del foglio, è stato veramente un duro lavoro. E allora, sono comunque dei pastelli meravigliosi da giostrare tra le mani, perché hanno un'altra dimensione del pastello, si abbandona la facilità dell'industriale e si ritrova l'esercizio tecnico dell'artigianale, del veramente pastello fatto a mano, che si sente, che certe volte si sgretola al passaggio del foglio. Se devo essere sincera, forse non li userei nemmeno su carta, ma li userei su tavoletta direttamente, perché credo che questo loro frantumarsi e spargersi nelle polveri dia una vibrazione, veramente una vibrazione tonale veramente importante su un fondo rigido. Quindi queste le mie impressioni, spero di avervi divertito e avervi fatto conoscere una nuova applicazione del pastello, un nuovo tipo di pastello, un pastello che comunque vi consiglio di avere quando sarete veramente veramente bravi per destreggiarli, perché effettivamente sono di complicata gestione, ce la si può fare, ma bisogna avere il giusto esercizio e la giusta consapevolezza di ciò che si ha tra le mani. Bene, se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su tutto svolazzante, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, i miei canali di cucina e di lifestyle. Se vorrete invece, noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!